Un caro saluto a Santa Caterina, un caro saluto al Brasile. Siamo veramente contenti di essere qui oggi in questo convegno dedicato ad Anita Garibaldi. Anita Garibaldi, storia, letteratura e identità. E abbiamo aderito appunto con gioia e appunto oggi parleremo di Anita, la sua storia in Italia e in Romagna. Ecco, volevo presentare subito le persone che oggi partecipano a questo convegno. Io mi chiamo Andrea Antonioli, sono direttore del Museo Biblioteca Renzi e alla mia destra la sindaca di Verucchio, Stefania Sabba, e alla mia sinistra il vice sindaco di Dovatola, Massimo Falciani. Poi ancora proseguendo, dopo la sindaca Sabba, il collaboratore dello staff della Rosa di Anita, Giovanni Paolo Tesei, che ci parlerà del poema di Garibaldi, in particolare proprio di Anita. E poi alla mia sinistra ancora abbiamo il professor Alessandro Ricci, presidente dell'UNUCI, che ci parlerà del progetto della Rosa, questo progetto che abbiamo avviato alcuni anni fa con gli amici brasiliani, che si sta diffondendo in vari luoghi. E infine abbiamo il consigliere dell'UNUCI, il cavalier Giampaolo Grilli, che ci parlerà di Anita in Italia. Io invece poi parlerò degli ultimi giorni di Anita in Romagna. Poi alle mie spalle due collaboratrici dello staff. Abbiamo alla sinistra Maria Gabriella Conti, la poetessa che ha scritto la poesia Anita il tuo nome, che poi andremo a vedere, mentre invece a destra Mara Bertozzi, altra collaboratrice dello staff che cura anche le mostre. Grazie. Buongiorno, un ringraziamento, un saluto sincero agli organizzatori e a tutti coloro che hanno ideato e reso possibile questo importante avvenimento. Io sono Stefania Sabba, dal 2014 sono sindaca del comune di Verucchio, un antico borgo nella provincia di Rimini. Per me è un piacere e un onore guidare la delegazione italiana in questo viaggio virtuale in Brasile, prendere parte a questo convegno su Anita Garibaldi, continuando così nella fraterna amicizia che lega lo Stato di Santa Catarina ai comuni della eroina dei due mondi. Ricordo ancora con grande nostalgia i bei luoghi, le vostre belle città che ho avuto occasione di visitare nell'agosto 2019. Quando presi parte alla delegazione italiana che venne in Brasile per presentare proprio il progetto della Rosa e assistetti proprio in quell'occasione alla piantumazione delle prime rose di Anita in Brasile. La mia città, Verucchio, è un borgo medievale dalle origini antichissime e caratterizzato da un alto sperone roccioso sul quale si erge un castello, anch'esso con origini molto antiche. Le prime tracce di Verucchio risalgono infatti al periodo pre-etrusco, una delle civiltà più raffinate e ancora più misteriose al mondo. E proprio nei pressi del giardino che abbiamo intitolato ad Anita, dove è stata messa a dimora la rosa nel marzo 2019, l'8 marzo 2019, in occasione della festa della donna. Nelle vicinanze, dicevo, esiste un bellissimo museo archeologico che definiamo Museo del Territorio, quindi dedicato interamente alla civiltà villanoviana, che espone bellissimi reperti rinvenuti proprio nelle tombe del nostro territorio. Verucchio è anche la terra di origine di una delle più celebri signorie italiane del Medioevo, in Malatesta, che il sommo poeta Dante Alighieri menziona nella Divina Commedia, il canto 27 dell'Inferno. Verucchio dunque è un centro ricco di storia, di cultura, dove si possono degustare anche piatti tipici e tradizionali di queste terre ed è quindi anche per questo motivo che colgo l'occasione di invitare gli amici brasiliani a venire quanto prima a trovarci. In questo borgo, in questo nostro territorio, appena si presenterà l'occasione.
Verucchio si trova in Romagna, in terra degli Etruschi, dei Romani, dei Bizantini, patria di celebri signorie medievali come la Polenta, gli Ordelaffi, Manfredi, Malatesta, come dicevo, il Montefeltro, e fino a buona parte dell'epoca moderna apparteneva allo Stato della Chiesa. Ma la Romagna è anche la terra del famoso regista Federico Fellini, vincitore di tanti premi Oscar. È famosa per tante specialità enogastronomiche come la piadina, le tagliatelle, il vino sangiovese. La Romagna è la terra del Rubicone, lo storico fiume attraversato da Giulio Cesare. La Romagna è una regione turistica famosa per le sue spiagge, ma anche ricca, ricchissima di storia, di cultura. Ospita Ravenna, una delle capitali mondiali del turismo culturale, che fu oltretutto capitale dell'impero bizantino. Vi si trova Rimini, uno dei principali centri mondiali del turismo balneare e del divertimento, importante e meritevole anche per i suoi monumenti dell'età romana, storicamente molto importanti. Si possono ancora ammirare l'Arco d'Augusto, il Ponte di Tiberio dal quale parte la Via Emilia. E ancora Cesena, sede della meravigliosa Biblioteca Malatestiana, che con i suoi preziosi codici è la più antica biblioteca monastica del mondo, patrimonio dell'umanità e memoria del mondo intero. Ma la Romagna è anche la terra che accolse e salvò Giuseppe Garibaldi e Ana de Jesus Ribeiro da Silva, noi la chiamiamo più semplicemente Anita Garibaldi, così non sbaglio la pronuncia. Ma che abbiamo comunque riconosciuto e apprezziamo come una figura straordinaria e molto amata nella nostra terra, nella nostra regione, dove l'eroina visse gli ultimi giorni della sua vita. Di lei e delle sue vicende parleranno dopo di me il direttore del Museo e Biblioteca Renzi Andrea Antonioli, il collaboratore dello staff della Rosa Giampaolo Grilli e tutti i magnifici relatori che sono seduti a questo tavolo. Volevo semplicemente significare che comunque la Romagna è il punto di partenza di questo progetto, due mondi e una rosa per Anita, a cui aderiscono tanti comuni che oggi in qualche modo insieme alla collega Massimo rappresento e al quale aderiscono anche tanti partner, quindi il progetto è stato ideato dal cavalier dottor Andrea Antonioli, dal cavalier dottor Giampaolo Grilli, il professor Alessandro Ricci, viene realizzato grazie alla collaborazione per il tramite del Museo e Biblioteca Renzi, con la collaborazione dell'Istituto Culturale Anita Garibaldi di Laguna, condotto dall'amico Adilcio Cadorin, ed è patrocinato da una serie di soggetti che ho il piacere di leggere, innanzitutto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione Emilia-Romagna, l'Istituto Tecnico Garibaldi da Vinci di Cesena, il Liceo Artistico Serpieri di Rimini, la Fondazione Culturale di Santa Catarina, l'Associazione Nazionale Veterani Reduci Garibaldini, il Museo della Linea Crista di Sogliano Rubicone, il Museo del Risorgimento di Bologna, la Fondazione Museo del Risorgimento di Ravenna, il Museo Don Giovanni Verità di Modigliana e il Capanno Garibaldi della Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna. A questi numerosi ed autorevoli partner meritano senza dubbio un accenno gli 11 comuni emiliani e romagnoli che insieme alla Repubblica di San Marino nel 2017 hanno aderito immediatamente al progetto che all'epoca si chiamava Una Rosa per Anita, diventato poi Due Mondi e Una Rosa per Anita. I primi comuni aderenti sono quindi, oltre al comune di Verucchio che rappresento, sono Poggio Toiana, Borghi, Sogliano al Rubicone, Cesenatico, Comacchio, Argenta, Ravenna, Castrocaro Terra del Sole, Dovadola e Modigliana. A questi, che ripeto sono stati i primi ad aderire al progetto, si sono poi aggiunti in seguito altri comuni, il progetto rimane aperto, quindi ovviamente rimane, come dire, ad accogliere altri comuni che vorranno condividere con noi questo viaggio, questo progetto. Altri comuni come Rinfreddo, Aprilia, Imola, Longiano, Roncofreddo, Montiano, Rocca San Casciano, Lendinara e Penne.
ma da tante altre parti d'Italia già stanno giungendo continue richieste di adesione. Quindi un progetto che travalica ogni confine territoriale, ideologico, e che in qualche modo manifesta anche la bontà dell'intuizione di chi lo pensò nel 2017 e probabilmente ancora prima. Vorrei inoltre ricordare che per lo scorso anno era stata prevista la visita in Emilia-Romagna di una nutrita delegazione proveniente dal Brasile, proveniente dal vostro Stato, che doveva essere ospitata e doveva percorrere i nostri territori dei comuni aderenti al progetto ed era un modo per ripercorrere insieme i luoghi dove Anita trascorse i suoi ultimi giorni, ma era anche un modo per farvi conoscere le nostre eccellenze culturali, turistiche e enogastronomiche. Purtroppo la pandemia ha impedito alla vostra delegazione di partire per l'Italia, ha impedito tantissime cose, purtroppo di questo ne siamo tutti consapevoli e siamo tutti profondamente rammaricati. È stato un vero peccato, avevamo così organizzato di potervi mettere in contatto, di potervi far incontrare con il Ministro italiano alla cultura e al turismo, con il nostro Presidente della Regione Emilia-Romagna. Proprio perché il progetto Due Mondi è una rosa per Anita vuole anche essere una rete, la creazione di una rete, uno strumento di unione, di cooperazione, un indotto che ha la prerogativa di abbattere, dicevamo, le distanze, ma può anche costruire qualcosa di bello, sicuramente sinergie, sicuramente una rete tra gli stati, ma anche tra enti territoriali lontani e diversi. La mission che si prefigge è quindi quella di far sorgere collaborazioni di carattere culturale, turistiche, economico-commerciali. Insomma, spero davvero che, come dire, questo inconveniente che vogliamo, come vogliamo chiamare questa pandemia mondiale, sia stata semplicemente un inconveniente, che la vostra visita possa essere semplicemente rinviata e che possa davvero finalmente realizzarsi in tempi migliori, magari già nella prossima primavera. Noi siamo davvero in attesa di potervi incontrare, di poter dimostrare anche concretamente la rete della quale abbiamo parlato e che vogliamo costruire con questo progetto. Ho terminato, vi ringrazio, grazie ancora a tutti per l'invito, grazie ancora per la collaborazione e l'adesione, lascio la parola a Massimo Falciani, vice sindaco del comune di Dovatola. Grazie. Rivolgo il mio più cordiale saluto agli organizzatori e a tutti i presenti. Io mi chiamo Massimo Falciani e sono il vice sindaco del comune di Dovatola, un piccolo borgo situato all'inizio delle colline tosco-romagnole, che è situato nella Valle del Montone e che ha per esterna un giglio rosso. Dovatola è un comune che si presta a livello turistico a svariati aspetti, sia enogastronomico, sia culturale, sia naturalistico e storico. Fra le eccellenze dell'enogastronomia spicca quella del tartufo e infatti molti sono i ristoranti e le attività, addirittura bio, che sono di assoluta importanza. Tra le eccellenze storico e monumentali, un turista che arriva a Dovatola viene colpito positivamente dalla Rocca dei Conti Guidi, un imponente complesso risalente al XII secolo, voluta da Ruggero II Guidi, che probabilmente fu costruita sugli avamposti dei Longobardi. È una struttura possente ed imperiosa, con una torre quadrata di circa 30 metri e al suo interno presenta una scala a chiocciola in pietra arenaria e delle stanze ancora in fase di allestimento storico. Poi, successivamente, un altro elemento importante è l'Abbazia di Sant'Andrea, che fu edificata nell'XI secolo, circondata con un grande parco dove all'interno ci sono gli alberi secolari,
e che fu edificata dove anticamente sorgeva dei monaci cluniacensi. La struttura presenta ed è composta da 3 navate e al suo interno c'è il sarcofago della Benedetta Bianchi Porro. L'eremo di Monte Paolo è un santuario dove dimorò per più di un anno, dal 1221 al 1222, Sant'Antonio da Padova nel piccolo convento dei Francescani. Tra i personaggi storici di una certa rilevanza si ricorda il condottiero Guido Guerra, conosciuto anche come Guido di Dovalola, ricordato da Dante nel 16° canto dell'Inferno. Questo personaggio era un militante dei Guelfi fiorentini e si distinse nella battaglia di Montaperti nel 1260, dove però fu sconfitto dai ghibellini. Successivamente prese parte nel 1266 alla battaglia di Benevento, dove questa volta risultò vincente e al ritorno a Firenze fu nominato capitano del popolo, primo forestiero ad assumere questa carica. Un altro importante personaggio storico è Antonio Ranieri Biscia, nato nel 1780, che fin da giovane fu affascinato dalle culture orientali e passò gran parte della sua vita a studiare testi. Nel 1804 fu affascinato dalle culture orientali ed andò a fare un viaggio, intraprese un viaggio per visitare la Grecia, Istanbul, la Turchia ottomana, la Persia, la penisola arabica, l'Egitto e il Sudan. Poi risalì il corso del Nilo e giunse fino a Gondar in Etiopia, dove fu imprigionato per debiti contratti, ma fu liberato per l'intervento di una donna etiope, figlia di un ras locale, che ne pagò i debiti, consentendo a Ranieri di ritornare in Italia e di stabilirsi a Dovalola. In seguito si recò a Firenze, dove divenne consulente del Granduca Leopoldo II, per proseguire lo studio delle lingue orientali, di cui divenne professore, come l'ebraico, l'arabo, l'assiro, il caldeo, il persiano e il turco. Ranieri Biscia è sepolto all'interno della chiesa di Santissima Annunziata a Dovalola. Dovalola, infine, è una delle tappe principali della trafila garibaldina, dove appunto nel 1849 Garibaldi transitò, però all'epoca Anita era già morta, e Dovalola ha subito aderito al progetto Due Mondi e una Rosa per Anita, ideato dagli autori Ricci, Antonioli e Grilli. La missione principale di questo progetto, lo sapete già, è quella di divulgare nel mondo l'immagine ideale della donna, quella incarnata da Anna Maria de Jesus Ribeiro da Silva, figura unica che visse i suoi drammatici momenti all'inizio dell'agosto del 1849. Un gesto spontaneo, quello di molti comuni italiani e della Repubblica di San Marino, è quello di donare un fiore molto speciale, un ibrido di rosa creata dal celebre ibridatore Giulio Pantoli, che ha assunto una figura ben specifica di valenza istituzionale. Questa rosa è stata scelta quale simbolo per diffondere ovunque i valori, le virtù e gli ideali che l'eroina rappresenta, ossia il desiderio di emancipazione della donna, l'integrità morale, la purezza d'animo, il rispetto verso il prossimo e il senso del dovere, ma rispecchia anche l'amore per la patria, per i popoli e per gli oppressi. Queste sono tutte prerogative che travalicano ogni ideologia politica e religiosa, ogni convenzione o confine che l'uomo ha imposto a se stesso e al mondo, e che si pone al di sopra di ogni discriminazione e differenza razziale. Ed è straordinario come durante il periodo del lockdown
dovuto alla pandemia, il progetto abbia conosciuto un incremento notevole di adesioni. La Rosa, infatti, è stata messa a dimora in luoghi emblematici come Aprilia, in provincia di Latina, presso la villa e il mausoleo di Menotti Garibaldi, primogenito di Anita e Giuseppe Garibaldi, e a Rio Freddo, in provincia di Roma, presso la villa mausoleo di Ricciotti Garibaldi, ultimo figlio di Anita e di Giuseppe. È dunque un onore per noi sindaci di Verucchio e Dovalola trovarci al cospetto delle autorità di Santa Caterina per un progetto come quello dei Gumonghi e una rosa per Anita, che oltre ad essere uno strumento per il bicentenario di Anita, ha la grande prerogativa di dare vita ogni volta a iniziative sociali e culturali, turistiche ed enogastronomiche. E inoltre serve a valorizzare e a recuperare i valori e i monumenti della memoria. Un progetto che, ribadisco, ha assunto una dimensione internazionale e ha destato meraviglia per la sua semplicità e per il suo valore simbolico ed espressivo. Ringraziamo lo Stato catarinense di aver pubblicato in 3 lingue il libro Dois Mundos e una rosa per Anita, che è diventato il principale mezzo di divulgazione del nostro progetto, condiviso insieme alla bellissima videopoesia Anita è il tuo nome, il cui testo è stato composto dalla poetessa romagnola Maria Gabriella Conti, con la sceneggiatura e la regia di Stefano Caranti. Anche questa videopoesia viene divulgata in diverse lingue: inglese, francese, italiano, spagnolo e portoghese. La videopoesia è stata inserita in pianta stabile anche nella Casa Museo di Anita a Laguna e pertanto vorrei riproporla nella sua commovente bellezza, salutando gli amici brasiliani e ringraziando gli organizzatori per la loro ospitalità in questo congresso, dando appuntamento in Romagna come ospiti dei comuni della Rosa per il prossimo anno, quando si spera che tutto questo disagio della pandemia abbia fine. Buon proseguimento con la videopoesia Anita è il tuo nome. Anita è il tuo nome, rosa dei giardini. Sei fiera e bella nello sfogliare delle primavere, tra panieri di foglie, brulicante di cinguettii, lo sguardo del sole che riscalda il tuo lento sbocciare. Sei il fascino della donna amata in 2 mondi, regina nell'aria tiepida, nemmeno tu chini il capo. Il silenzio senza ritorno porti il suo nome, non più in fuga tra polveri e pallide lune, ma sfiorata dal vento caldo che stropiccia la veste di petali rosa. Sotto la grande navata del cielo che il sole colora dall'oro al corallo, non sei sola. Ti accarezza il viandante, sul cuore ti posa recisa. Sei la rosa di Anita,
Vederti fiorire riempie un vuoto nei giardini della memoria.